Eccoci qua ragazzi, welcome to the 2023 European Handgun Championship, ovvero il campionato europeo di pistola che si terrà, o che si è tenuto dal momento che state vedendo il video, a Corinto in Grecia, in un poligono militare come potete vedere, in cui è stato costruito questo bel poligono con 24 stage, 24 esercizi. E siamo qui con la nazionale italiana, quindi tutti belli vestiti con i colori della nostra bella Italia. Ma andiamo subito a vedere, a fare un giretto un po' per i campi e vedere com'è la situazione. Quindi per prima cosa abbiamo fatto il gun check, ovvero nelle gare di un certo livello, di una certa importanza, prima dell'inizio della competizione si va nella zona, diciamo, dove ci sono tutti i range master adibita alla registrazione alla gara, per controllare che effettivamente tutto l'equipaggiamento sia corretto, quindi il cinturone sia messo bene, la fondina, i portacaricatori, che la pistola, che le armi, diciamo, vadano a adempiere quelle che sono le regole e i regolamenti appunto dell'IPSC, quindi scatti, mica scatti, dimensioni, caricatori, eccetera eccetera. Quindi abbiamo fatto appunto il gun check, in modo che quando poi comincia la gara si spara senza star lì a perdere tempo a guardare, insomma, quindi quando si spara si spara. E ora andiamo a vedere un attimino quello che è dietro di me, il capannone adibito agli sponsor e ai, diciamo, agli espositori di questo campionato.
divertitevi bene, divertitevi e date belle cose, ammazza quanto sei, quanto siete. Siete in tanti, no? The team of Italy, everybody. A dopo, a dopo. I think you understood by now. Quindi cerimonia di apertura finita, terminata, intanto siamo tornati a casa come potete vedere, vi chiedo nel frattempo di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video e di condividerlo con tutto il mondo, ok? Quindi cerimonia terminata, ora è il momento di andare a vedere il primo giorno di gara. Quest'anno per gli europei è stata creata una formula nuova. Non c'è più il turno della mattina e il turno del pomeriggio con gruppi da 16 tiratori, ma ci sono due turni alla mattina e due turni al pomeriggio da 2 ore e mezza, che poi in realtà erano 2 ore perché i tempi erano veramente molto rapidi e l'organizzazione in questo senso è stata veramente ottimale. Quindi 8 tiratori per gruppo, quindi c'era possibilità di provare lo stage più e più volte perché ovviamente c'era meno accalcamento, meno folle, eccetera. Eravamo noi 4 italiani, quindi io, Antoniotti, Ciccarelli e Vicheri e i 4 tiratori della nazionale della Repubblica Ceca, molto forti, molto bravi, eccetera eccetera. Quindi andiamo a vedere il primo giorno di gara. Stand by! Terminato il primo giorno di gara, prima delle classifiche parziali non ero molto contento di come avevo sparato, un po' di incertezza, qualche ferro sbagliato, una miss su un bobber, come avete visto che ho sparato 2 colpi e poi sono rimasto un attimo lì
e ho detto ma sì dai, speriamo che ci sia, mi sembra che, invece non c'era. Quindi primo giorno, prima delle classifiche, ripeto, non ero al settimo cielo. Ma dopo le classifiche invece mi sono sollevato un attimino, perché avevo 20 punti di vantaggio rispetto al primo e rispetto al secondo. Quindi nonostante tutto, anche gli altri, come sempre, fanno degli errori, ok? Quindi, primo giorno è andato tutto sommato bene, ero davanti, pronti, carichi per il secondo giorno. Ricordiamo che io ho fatto il lunedì di pausa, come giorno di gara, e poi ho fatto martedì, mercoledì, giovedì e venerdì tutti di fila, che secondo me non è male come cosa, ma va a sorteggio, quindi vediamo il secondo giorno. Come avete visto, in stage niente di particolare, ok? Non c'è niente da inventarsi, carte staggiate che in realtà non erano staggiate, tutti bobber in passata sopra, insomma niente di che. A squadre, allora io intanto come individuale ho aumentato un po' il mio vantaggio, da 20 punti del primo giorno sono a 34-35 punti, quindi buono. Di squadra il primo giorno eravamo 6 punti e mezzo davanti, ok? Di squadra contano i primi 3 punteggi migliori sui 4 tiratori, eravamo leggermente avanti. Il secondo giorno, a fine del secondo giorno, eravamo 30 punti e mezzo indietro, che comunque non è niente, in squadra 10 punti e mezzo a testa, ok? Si recuperano in un attimo. E quindi io ero soddisfatto, spero di dover comunque mantenere il mio ritmo senza esagerare. E di squadra comunque eravamo lì, quindi bastava un piccolo errore dei ciechi, insomma, per tornare subito lì. Quindi carichi per il terzo giorno, andiamolo a vedere.
Abbiamo visto quindi che il terzo giorno è cominciato con una bella mano debole, che non mi è venuto chissà che bellissimo, però insomma l'abbiamo portato a casa, come spesso bisogna fare sulla mano debole, perché non è che si vince la gara su quello stage lì, bisogna cercare di non fare dei macelli, non fare dei danni seri. Terzo giorno andato, di squadra, errori purtroppo dei miei colleghi di team, siamo indietro più di 100 punti, quindi difficilmente recuperabili al momento, insomma 100 punti è dura, cioè gli altri devono proprio uccidersi malamente, no? per poter fare qualcosa. Io ho aumentato il mio vantaggio, sono arrivato a 70 punti match, quindi diciamo eravamo abbastanza tranquilli, ok, io ero abbastanza tranquillo sul risultato finale, però mancava ancora un giorno, e come nel 2019 l'ultimo giorno è successo quello che non doveva succedere, ok, quindi comunque calmi. Abbiamo affrontato il quattro giorno tranquilli di squadra, sapendo che c'era qualche problema, i ciechi sono tutti forti, non sono tutti dei fenomeni, ma sono tutti gli attaccati, quindi di squadra spaccano di brutto, proprio portano tanti tanti punti, ok? Noi invece magari c'è quello che tira un po' più di punti, quello che ne fa il giusto, quello che ne fa un po' di meno, quindi ci equilibriamo un po'. Quarto giorno, ultima area, probabilmente la più facile, a parte il primo stage che era un piatto pop-up e un piatto bobber, che adesso andiamo a vedere, che mi è uscito decentemente, a parte il fatto che ho rotto un portacaricatore dell'agosto, ok, perché mi si è incastrato nella sedia e l'ho rotto, ma lo sostituiremo. Quindi quarto giorno, con tranquillità, io non posso spingere per la squadra perché devo pensare prima di tutto a non capottarmi, a non fare delle cagate, ok, rischiando di perdere il primo posto assoluto. Quindi io faccio il mio e sperando che i ciechi, no, si azzoppino un attimino. Andiamo a vedere. Thank you.
Ed eccoci qui, quarto giorno di gara terminato. Piccola cosa che non mi ha fatto godere tanto il momento: appena finito l'ultimo stage, che era un long, come avete visto, subito mi hanno preso come se fossi un criminale. Vieni, vieni, che dobbiamo fare l'antidoping, così. Quindi mi hanno un attimo, come posso dire, rovinato quel momento di dire: oh, la gara è finita, non ho fatto delle cose sbagliate, eccetera. Quindi il titolo è mio. Sì, quello devo dire, nota negativa. Me l'hanno un po' rovinato lì, ecco. Però poi ci siamo ripresi nelle premiazioni. Le premiazioni le metto, metto integrali, quelle del mio assoluto. Medaglia d'oro individuale, campione europeo. Medaglia d'argento a squadre. Il quarto giorno comunque non siamo riusciti a recuperare, era difficilmente recuperabile, i ciechi non hanno sbagliato. Fortunatamente il mio compagno di squadra Antoniotti è riuscito a scavalcare quello che era il secondo dei ciechi, Lien, quindi sul podio anche Daniele, quindi bravo Daniele, ottima gara. E più che soddisfatti, un ringraziamento devastante alla Tanfoglio, ok, a tutti gli sponsor che mi hanno sostenuto in questi mesi, in questi anni di tiro, di materiali, di spese, di tutto quanto. Un grande ringraziamento alla mia famiglia che mi sostiene, alla Chiarazza che comunque ha portato a casa un buon risultato. E che dire, guardatevi le premiazioni, era un anno che volevo cantare l'inno d'Italia, cioè era un anno, erano 4 anni in realtà, però quest'anno più e più volte mi sono immaginato di cantare l'inno d'Italia, ok, davanti a tutti, sul gradino più alto del podio. Sono riuscito a farlo, quindi gustatevi queste urla a squarciagola. E che dire, bravo io, bravi tutti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! And coming from Italy, bronze medal, Daniele. Second place, silver medal, José Bracusa, Trevor Patley. First place, gold medal, Giacomo Bonzoni. The presidential medal for Cahil Adrian Virai, the president of IBSC. Fratelli d'Italia, once more. The ladies and gentlemen, the national anthem of Italy.